Sono stati consegnati agli alunni di 8 classi prime delle scuole medie Lozar di Pordenone i patentini per lo smartphone, che vanno a concludere il percorso di cittadinanza digitale intrapreso da circa 170 ragazzini. Presenti alla consegna l'assessore alla cultura e istruzione Alberto Parigi, il dirigente scolastico Vladimiro Giacomello e il formatore Matteo Maria Giordano. Durante la cerimonia ciascuna classe ha presentato un cartellone nel quale ha tradotto con parole, fumetti o poesie il senso di questa esperienza. Grazie a questo progetto su cui il Comune ha creduto e investito fortemente, consegniamo ai ragazzi delle prime delle scuole pordenonesi, delle prime medie, centinaia di ragazzi, il patentino per lo smartphone. Così come si consegna la patente per l'auto, insegniamo a governare il cellulare, lo smartphone. E il risultato di successo di questo progetto è dato dalle parole chiave che ci hanno trasmesso alla fine del percorso i ragazzi: consapevolezza, maturità, rispetto, coscienza. Tutte parole chiave fondamentali per usare uno strumento che è sì una grande opportunità, ma può essere anche un grande pericolo. Ecco, da oggi sono un po' più consapevoli nel loro uso e sono anche messi in guardia dal rischio di dipendenza da questo strumento. Questo è un progetto che ha un grande impatto sui ragazzi e sulle famiglie, perché cerca proprio un'alleanza con la scuola, tra famiglia e scuola. Sul patentino viene riportata anche la firma del genitore, proprio ad attestare la corresponsabilità che un genitore deve avere, soprattutto quando i bambini sono ancora così piccoli, così giovani, nell'uso dei dispositivi digitali. È un progetto che sta avendo un grande successo, lo vediamo anche qui in questa festa oggi, i ragazzi sono molto entusiasti di ricevere questo attestato di stima per il percorso che hanno fatto, e crediamo che abbia veramente un grande impatto sul tessuto sociale, perché chiaramente questi sono i giovani e sono il nostro futuro, quindi è molto importante educarli ad un uso corretto del digitale. Il progetto coinvolge quest'anno scolastico circa 100 istituti comprensivi del Friuli Venezia Giulia. A Pordenone la Lozar è la prima scuola ad averlo concluso, mentre gli altri istituti cittadini lo termineranno a gennaio, consegnando i patentini in quel periodo.